La Federazione di Luce di Blossom Goodchild, 5 febbraio 2023. Buongiorno a voi. Ho trovato questo spazio inaspettato nella mia agenda, così ho pensato di provare a fare la canalizzazione adesso. Spero che funzioni. Benvenuta, carissima Blossom. Benvenute tutte le anime che hanno trovato la strada per queste comunicazioni. Perché è il vostro cuore che vi ha condotto qui. Perché è il vostro cuore che riconosce la verità in tutte le cose. Non c'è radar migliore del vostro cuore, carissimi. Grazie, verissimo. Mi chiedevo se poteste parlarci della EES, Enhancement Energy System, e dei letti medici, e così via. In realtà di tutti gli apparecchi di guarigione quantistica in generale, se vi va, sarebbe un piacere per noi, Blossom, perché l'apertura, l'uscita di questi strumenti diventerà un nuovo modo di vivere per molti. Non importa che non capiate il come del loro funzionamento, ma è molto importante che sappiate che funzionano e che vi stanno facendo un enorme favore. Cosa intendete con questo? È ovvio che il guaritore è dentro ad ognuno. Non c'è guaritore più grande del sé. Tuttavia, per esempio, l'EES è un sistema di miglioramento energetico. Potenzia la vostra energia e lavora ad un livello che non può essere visto, sentito o toccato. Crea un'energia. Un'energia di punto zero, e in quello spazio tutto è in pace, tutto diventa equilibrato. Ho avuto la fortuna di aver sperimentato 2 sessioni di 4 ore e posso certamente garantire quella pace. Ci vogliono circa 10 minuti perché la mia mente si fermi e io entro in uno stato di profondissimo rilassamento. Come funziona? Perché l'energia del punto zero non si occupa di riscrivere la lista della spesa, non si occupa delle telefonate che dovete fare o degli impegni di lavoro che devono essere portati a termine ora. L'energia del punto zero è vostra amica in pace. Permette alla mente di spegnersi e consente al sé di essere in uno spazio diverso. Diresti che sei consapevole di dove si trova quello spazio, Blossom? No, semplicemente crollo. Non mi sembra di dormire, anche se il tempo semplicemente scompare. Perché non c'è tempo nello spazio della coscienza. Ed è qui che andate. È qui che voi vi spegnete, vi sintonizzate, e poi vi sintonizzate sulla vostra verità. E poi la chiave del miracolo è permettere al sistema di lavorare su di voi, sul vostro corpo. Come molti di voi sanno, ci sono stati risultati miracolosi. Tuttavia, sottolineiamo ancora una volta, è la vostra consapevolezza che funziona, che è il guaritore definitivo. Riuscite a credere che in giro si dice che la EES è tutta una truffa e che viene dall'oscurità per cambiare segretamente il nostro DNA, eccetera? Sì, possiamo crederci. Per qualsiasi cosa e per tutto ciò che è della luce suprema e per il sommo bene di tutti, l'oscurità ha bisogno di infiltrarsi per mettere pensieri negativi, affinché l'energia di luce che è venga oscurata. Ancora una volta vi suggeriamo di chiedere al vostro cuore. Bene, quando ho sentito parlare di questa spazzatura, ho guardato nel mio cuore e ho ricordato come mi sentivo quando ero lì dentro e ho pensato anche alla signora che l'aveva creata. La risposta del mio cuore è stata luce, luce, luce. Verità, verità, verità. Blossom, ci sono così tanti strumenti che saranno portati all'attenzione nei prossimi giorni.
perché è in allineamento per questo modo di guarire, per ingrandire. Queste malattie, queste intrusioni nel corpo non sono mai state pensate per far parte di ciò che siete voi. È un lungo viaggio quello che si sta intraprendendo in questi tempi per liberare non solo il vostro corpo fisico, ma anche il vostro mondo da tutte le cose che non vi appartengono. Questi nuovi aiuti saranno sempre più utilizzati e diventeranno facilmente disponibili, col tempo, per molti. Ma non pensate di essere stati ingannati se non siete vicini a tali strutture, perché sapete che voi siete il vostro guaritore. Anche quando vi siete imbattuti in eventi miracolosi in cui un altro ha guarito qualcuno, quell'altro è solo il facilitatore. Una guarigione non può avvenire se la vostra anima non è d'accordo a farlo. Aspettate, perché un'anima non sarebbe d'accordo? Blossom, saresti sorpresa. Lo sono già. Quando un'anima è pronta per essere guarita, lo sarà. A volte un'anima ha bisogno di certe emozioni, o in effetti potremmo scioccarvi e dire sofferenze per far parte del suo adesso, in modo che possa diventare chi ha bisogno di essere. So cosa intendete, ma alcuni non lo sanno. Alcuni potrebbero dire: perché devo soffrire? E noi risponderemmo: perché l'hai chiesto tu. E loro risponderebbero: ero fuori di me in quel momento. E noi rispondiamo: no. Avete chiesto di sperimentare certi aspetti della vita per capire meglio chi siete. Non è forse attraverso la sofferenza che, uscendo da essa, si sente una forza sconosciuta dentro di sé? Sì, per me sempre. Quindi non c'è bisogno di dire altro. Tuttavia, quando qualcuno vuole essere guarito e non succede, sicuramente è a un livello più profondo del chiedere di essere reso più forte. Non è solo la forza che viene acquisita, Blossom. È la comprensione di sé da parte dell'anima. Ci sono molti scenari che hanno grandi e diverse ragioni per cui uno non viene guarito e un altro sì. Alcune anime, nel profondo, sentono di aver bisogno di soffrire a causa di un legame con una vita passata in cui potrebbero aver fatto un grave torto a un altro, e per loro è solo sperimentando quel grande torto dentro se stesse che sono in grado di perdonarsi, anche se l'anima che ha subito il torto in quella vita passata li ha perdonati. Sto sentendo servizio all'anima, ma non riesco a formulare una frase con questo. Servizio all'anima, Blossom, non ha bisogno di una frase, perché parla da sé. È vostra responsabilità essere al servizio della vostra anima, così come è vostra responsabilità servire la vostra anima. I motori delle vostre auto hanno bisogno di manutenzione. Le cose hanno bisogno di manutenzione per funzionare al massimo delle loro capacità. Non è diverso per la vostra anima. Ha bisogno di attenzione. Ha bisogno di essere curata, accudita, amata. Se non riceve le attenzioni necessarie, non potrete ottenere il meglio da essa. È semplice. Quindi i modi per servire l'anima sono: amarla più della vita stessa. Credo che questa sia solo un'espressione, poiché la vita stessa è amore. Giusto. Dedicarle il vostro tempo, onorarla, parlare con essa, non ad essa. Qual è la differenza? Quando si parla a, si parla al di fuori di essa. Quando parlate con, state parlando dentro di essa. Come essa, voi siete di essa.
Voi siete la vostra anima. Tutto ciò che è fuori di voi non lo è. Vivete dentro la vostra anima. Spesso, infatti, è come se si fosse usciti da essa per un certo periodo, ma naturalmente questo non è possibile. Eppure può sembrare così. Rientrate, camminate dentro di voi. Un viaggio non è migliore in base a quanti passi si fanno e a quanti chilometri si sono percorsi. Il viaggio più grande di tutti, anime carissime, è quello che portate nel cuore. Questo è il viaggio energetico più rinvigorente di tutti. C'è così tanto all'esterno, così tanto da sperimentare, così tanto da vedere, da toccare, da incontrare, ma all'interno c'è un intero regno, il vostro regno, il regno di Dio, il regno dell'amore, il regno della vita. Chiamatelo come volete, eppure è lì, dentro di voi. E all'interno di quel regno, come è stato detto, ci sono molte porte. Voi avete la chiave di ognuna di queste porte. Tuttavia, esse possono essere aperte solo quando siete pronti a entrarvi. L'amore sa cosa c'è dietro ognuna di esse, e lo sapete anche voi. Tuttavia, in questo viaggio interiore, la vostra anima vi condurrà alla porta giusta nel momento giusto, perché voi dovete essere pronti nel vostro essere ad accettare e ad assorbire ciò che c'è dall'altra parte. Sappiate che siete amore del più alto ordine. Sappiate che avete scelto, siete stati scelti per essere qui in questo momento a condurre la vostra anima in modo tale da emanare amore attraverso di voi, da voi, a tutto ciò che è. Che gioia estrema per l'anima farlo. Infatti, questa consapevolezza mi fa sentire così effulgente. Siamo consapevoli di questa parola e siamo gioiosi nel sapere che anche tu ora ne sei consapevole. Brillare luce, irradiare luce. Sì. E potete sentire quella luce ora mentre la offrite al tutto. È tutto così semplice, non è vero? In effetti lo è. E più lo capiamo, più diventa facile. Carissima Blossom, carissime anime, siate grate per tutto ciò che siete in questo momento, ma siate anche grati per tutto ciò che siete stati e che diventerete. Ci sono così tante cose in arrivo che riempiranno i vostri cuori con un tale sentimento di gratitudine. Le vostre anime si riempiranno di luce mentre continuate a cambiare il mondo. Oh, grazie, grazie, grazie. In gratitudine, in amorevole servizio, io sono. Traduzione e voce Marina.